internazionale di Geologia, dottore in filosofia, è stato ricercatore presso il Centro Studi Tunisti, è stato professore di storia della filosofia presso la Scuola Teologica della Diocesi di Massa Carrara, cofondatore del network Totus Tuus e attualmente presidente dell'Associazione Falco Bianco, associazione con finalità alla formazione, allo spirito e alla cultura cattolica. E ringraziamo anche l'Associazione Laboratorio della Fede e Bandolo che promuove questa iniziativa e che tratta appunto il tema delle icone, che non abbiamo da quassù, non sono, come penso ci spiegherà meglio il dottore, non sono delle semplici pitture, ma qualcosa di molto più profondo che viene dalla cultura orientale in particolare, che vuol mettere in contatto diretto con i santi, con le figure che sono rappresentate. Lascio la parola al dottor Paolo De Bei, che è sicuramente più formato di me in questo caso. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Vi rivelo una piccola tentazione che avevo, che era quella di esordire con un trionfale sia lodato Gesù Cristo. Poi dopo ha vinto la mia indole un po' timida e ho mediato per la mia un pochino più introduttiva, ma non era una cosa un volermi introdurre in modo goliardico. E perché noi ci troviamo in un tempio sacro che gli antichi consideravano come una dimensione del terzo cielo, cioè laddove finisce lo spazio, lo tempo profano che c'è al di là del tempio e si entra nella dimensione di Dio. Perciò tutto quello che è di umano sparisce. Quindi salutare come un sia lodato Gesù Cristo forse era più congruo all'ambiente, perché pensate che gli antichi, quando erigevano un tempio sacro, non è che lo facevano come i nostri capannoni che teniamo su oggi, lo facevano in virtù del fatto che ogni materiale utilizzato, ma tutto, legno, calce, pietra, cera, stoffa, legno, tutto, doveva essere ordinato alla lode di Dio. Tutto doveva essere convogliato a portare la persona che entrava nel tempio a lodare il Dio presente nel tabernacolo. E noi oggi questo l'abbiamo perso, per noi oggi questo è un edificio. Mentre noi dobbiamo pensare, per capire l'arte iconografica, di ragionare con i nostri padri. I nostri padri ragionavano così. Non ci troviamo all'interno di una chiesa. Noi siamo dentro la dimensione di Dio. E dentro la dimensione di Dio si parla l'alfabeto di Dio. Non si parla l'alfabeto degli uomini. L'alfabeto degli uomini si deve conformare, per quanto possibile, all'alfabeto di Dio. E noi oggi questo abbiamo completamente perso. Perché? Perché abbiamo psicologizzato la fede. Cosa voglio dire con psicologizzato? Voglio dire che non siamo più nel terzo cielo, ma siamo in un ambiente dove noi cerchiamo un riscontro emotivo. Emozionale, sensitivo, sensoriale, chiamatele come vogliamo, ma noi ogni volta che usciamo dalla chiesa giudichiamo che cosa abbiamo fatto in funzione di ciò che riceviamo dal punto di vista psicologico nostro. Perciò il sacro e tutto quanto questo voglia dire è giudicato secondo le nostre percezioni e in ultima analisi Dio è giudicato da noi. Un sovvertimento della sacralità. È vero, emozioni, sentimenti, passioni, sono tutti elementi che sono presenti nella nostra natura e non si possono ignorare, ma vanno disciplinati alla parte superiore che è noi e perciò devono essere valutati con quello che è l'alfabeto di Dio. Se quello che è in
un nome, non trova riscontro, quindi verità e bontà, in quello che l'alfabeto di Dio ci racconta, vuol dire che questo aspetto di noi va disciplinato, e non è Dio, non è il mondo che ci circonda che desiderebbe adattare a noi. Mentre noi oggi viviamo, ad esempio, la liturgia in questo modo, cioè si entra e si vive la messa in modo tale che ci deve dare soddisfazione, ma non ci preoccupiamo di capire il linguaggio del perché la liturgia funziona in questo modo. Anzi, la liturgia si deve in qualche modo conformare al nostro modo di sentire, perciò io vado a quella messa perché c'è il prete che salta e balla, vado a quell'altra messa perché c'è invece il prete che è più contemplativo. Ma non è così che funziona. La liturgia è il linguaggio di Dio. Il sacerdote è colui che si deve conformare al linguaggio di Dio e proporlo a noi fedeli. Questo è importante per riuscire a capire il discorso dell'icona. Ricordate che in questi tre concetti io ho già parlato di tutto quello che era chiuso nell'icona. Pensate, ora qui non abbiamo un esempio, non so se avete presente le cattedrali gotiche, soprattutto, sapete, quelle davanti all'entrata hanno tutti quegli archi con sopra scolpiti figure angeliche. E quindi ci voglio dire, quando si entra, attenzione, perché qui stai varcando il terzo cielo, stai oltrepassando il tuo mondo e stai entrando nel mondo di Dio. Le vetrate, quelle bellissime vetrate con tutte le immagini sacre che noi vediamo in tante chiese, ci raccontano, ed è vero, che hanno una finalità didattica, cioè coloro che guardano vengono istruiti nella fede, bellissimo. Ma in realtà nascono un altro fondamento, e cioè il fatto che siccome tutti i materiali, abbiamo detto, devono rodare Dio, e anche la luce fa parte della creazione che deve rodare Dio, e perciò entrando attraverso le vetrate la luce viene redenta ed evangelizzata, e la luce che entra quindi è luce trasfigurata di Dio, è luce evangelizzata e viene ad evangelizzare anche noi. È il principio dell'icona. L'icona non è un quadro, vedete? Quindi ho portato quelle reali perché in foto non rendono l'idea, però cerchiamo di guardare. Vedete che nel retro dell'icona non c'è uno sfondo tridimensionale. In gergo tecnico si dice che non c'è un punto di fuga. Che cos'è un punto di fuga? È di solito un punto dietro il personaggio, in questo caso nel centro di Dio. Un punto di fuga sarebbe un punto posizionato più o meno qui o qui, in cui il nostro occhio dovrebbe venire guidato per dare il senso della continuità della scena. Nell'icona non esiste questo punto, perché il punto di fuga sei te che guardi. Il punto di fuga dell'icona sei tu in prima persona. Si chiama prospettiva inversa. Non sei tu che in qualche modo giudichi da osservatore la scena, ma sei tu che incontri lo sguardo di chi a Dio serve, diventi copartecipe e coprotagonista della scena. E la luce, il dorato che c'è solitamente sul retro dell'icona, è quella luce evangelizzata che dicevamo prima, entrare nella chiesa, è di luce trasfigurata, in cui tu diventi partecipe e non fai più parte quindi della tua realtà umana, ma sei invitato alla scena trasfigurata. Fuoriesci dal tuo alfabeto, e per capire che cosa ti dice l'icona devi imparare l'alfabeto di chi ti parla, e cioè del rappresentato. Non sei più tu con le tue emozioni che giudichi quello che hai dipinto, ma tu diventi partecipe della scena.
è fatto con il legno, che è il simbolo della croce, e lateralmente è dipinto con una striscia rossa, solitamente, simbolo del rosso del sangue di Cristo, che redime la scena e perciò permette la trasfigurazione di tutta la scena. È una scena già redenta, perché tutti coloro che sono raffigurati sono già nella gloria di Dio. È importante, io insisto sul discorso dell'alfabeto di Dio, perché noi abbiamo un influsso di almeno 5 secoli in cui ci hanno fatto disimparare questo tipo di alfabeto, un percorso lento ma continuo. Questo alfabeto, voi pensate quando leggete la Sacra Scrittura, no? Andate a leggere la Sacra Scrittura, andate a leggere la parola carità. C'è un linguaggio di Dio e c'è un linguaggio dell'uomo. Oggi noi quando parliamo della carità cristiana la intendiamo come una solidarietà. Buoni sentimenti, buoni propositi, un aiuto vicendevole, certo, tutte cose buone, ma non è carità cristiana ancora. La carità cristiana è inserita da millenni nelle virtù teologali e perciò non è incardinata nella natura umana, che fa parte delle virtù cardinali, ma virtù teologali vuol dire che è infusa da Dio con il battesimo. E perciò che cosa, come la potremmo definire? La traduzione in pensieri ed opere della fede. Se la mia carità è difforme dai principi della fede, non è carità. E quando è che la mia carità è conforme ai principi della fede? Quando è imitazione di Cristo. Al di fuori di questo binomio non esiste carità cristiana. Perciò ci vuole un continuo discernimento per capire se io quello che sto facendo con buone intenzioni, nessuno le discute, è conforme agli insegnamenti di Cristo. Se sono conformi agli insegnamenti di Cristo, che sono tradotti e insegnati dalla tradizione e dal magistero della Chiesa, allora va bene, è carità cristiana. Ma se tu fai carità, ma porti concretamente delle azioni che sono contrarie al Vangelo, tu fai una solidarietà che fa riferimento solo a te stesso. E allora ricadiamo sempre nel solito giro: è una religione mia. E quando è una religione mia, io sono il Dio di me stesso. Ci vuole sempre questo binomio tra coscienza personale e principi che seguo. Perché se io metto in bocca Gesù dei principi che sono miei, allora è Gesù che viene evangelizzato da me. Le icone ci insegnano tutto questo, così come quando leggo la Sacra Scrittura, per intendere correttamente che cosa mi dice la Sacra Scrittura, io devo conoscere che cosa mi dice la Chiesa, l'interpretazione della Chiesa della Sacra Scrittura. E ugualmente, quando leggo un'icona, e l'icona è parola rappresentata per immagini, io devo sapere il linguaggio delle immagini, altrimenti le faccio vedere quello che voglio io. Allora non è più un'icona, è un quadro. Arte religiosa, mettiamola così, perché c'è differenza tra arte sacra e arte religiosa. L'arte religiosa è una mia interpretazione della storia sacra, cioè ci metto del mio, rappresento come dico io e diventa decorazione. E oggi in Occidente l'arte religiosa è intesa come decorazione. Non c'è più, diciamo, un obbligo, tra virgolette, di esattezza teologica all'interno dell'immagine. Quando si parla di arte sacra, invece, arte sacra significa che ciò che è rappresentato è conforme ai principi della fede. E intanto i principi della fede li abbiamo espressi nel credo e poi anche all'interno di tutto il catechismo della Chiesa Cattolica, che noi ignoriamo beatamente. Perché possiamo anche avvicinarci al credo
anche se non lo capisco bene, dico che ci credo. Ma poi è questo il catechismo, tanto non sanno dove esiste. Eppure sono principi a cui il cattolico è chiamato a credere e a praticare. E se la mia pratica è di fuori dal catechismo, io non mi comporto da buon cristiano. Le icone ci insegnano il catechismo. Ci insegnano non il catechismo a livello mentale, ci insegnano la sapienza del catechismo, e cioè a gustare interiormente le verità di Dio. Perché un conto, fidatevi, è studiare, è un conto è gustare. Quanti eruditi ci sono? Tantissimi. Ma chi parla con sapienza? Pochissimi. Perché chi parla con sapienza ha gustato le parole, le ha fatte sue, le ha vissute e le reinterpreta per tutti in modo tale da attualizzarle e da farle vivere anche agli altri. Un ateo che guardasse un'icona la potrebbe descrivere molto meglio di me o molto meglio di voi, ma solo un cristiano che vive la sua fede sa leggere un'icona con sapienza, che è un dono dello Spirito Santo. È un dono dello Spirito Santo che fa costare la verità conosciuta e creduta. E oggi vi ho portato qui degli esempi di queste icone che nascono, pensate, nel IV secolo dopo Cristo. E tanti mi chiedono, sì, nel IV secolo dopo Cristo, come mai così tardi? Così tardi perché, pensate bene, gli ebrei che si convertivano al cristianesimo arrivavano da una tradizione religiosa per la quale non era possibile fare immagini di Dio, era vietato. I pagani che si convertivano al cristianesimo provenivano da una tradizione dove le rappresentazioni erano molteplici, tantissimi dei, e quindi istintivamente non ne rappresentavano più per paura di cadere nell'idolatria. Però, attraverso una gradualità, prima simbolica, attraverso alcuni simboli, si è arrivati all'elaborazione anche delle prime icone. Queste icone che noi vediamo, è vero che sono molto più recenti del IV secolo, ma se voi andrete a vedere le icone del IV secolo, vedrete che la fortezza, o comunque la base pittorica, è questa, e cioè una base bidimensionale, non tridimensionale, bidimensionale, a due dimensioni, cioè non c'è tridimensionalità. Perché? Non perché piace fare così, ma perché Dio è padrone della dimensione. Nel terzo cielo non c'è lo spazio e il tempo, c'è una decima dimensione di Dio, dove lui tutto governa e per lui tutto è attuale. Non c'è tempo e spazio, e perciò un modo per rendere questa difformità della percezione è data dalla bidimensionalità della figura. E questa bidimensionalità non significa staticità, perché in qualche modo le figure hanno sempre delle movenze, per quanto plastiche, però hanno sempre delle movenze, ma bidimensionali. E le movenze che hanno le figure non danno mai il senso del cambiamento, ma quello del fatto di affermare una determinata cosa che nell'insieme rimane quella per sempre. Nelle icone non troverete mai i nostri santini. I nostri santini, lo dico così, prendete a seconda dei casi, sono un po' una degenerazione di quella che è l'immagine sacra. Perché? Perché propongono una forma di sacralità molto spinta verso il motivo. Voi vedrete i santi che sono
siamo sempre molto ispirati, sempre molto trasportati, come sentimentalmente, in modo tale che l'effetto che ha su di noi è di tipo immediato. E va bene, dico che non va bene, però questa immediatezza nel medio lungo periodo si perde. Mentre l'immagine sacra ha qualche cosa di ascetico, cioè la bellezza che esprime in qualche modo dovrebbe essere ricercata con fatica. Quando preghiamo, e quando preghiamo bene, fatichiamo, perché è una fatica attraverso la quale cerchiamo di elevare la nostra persona per arrivare al punto più profondo di noi, a contatto con Dio. E quindi bisogna superare le forme della passione, della distrazione, di tutte quelle cose che ci vogliono parlare per raggiungere una pace che è data da Dio, ma in qualche modo va anche disciplinata attraverso la volontà e attraverso la ricerca. Anche la bellezza ha questa scelta. L'immagine occidentale tende a lavorare sulle emozioni, cioè a darci uno stimolo immediato in modo tale da suscitare una forma di pietà emozionale. L'arte orientale, che è quella delle icone, che nascono in Egitto, Siria, Grecia, poi Russia e anche in Italia, in realtà, hanno una proposta di tipo scritturistico. Vuol dire che tu non riesci a leggere un'icona se non conosci la Sacra Scrittura. Uno te la spiega, e si spiega sempre e solo attraverso la Sacra Scrittura, ma non la capisci. Mentre il santino nostro, o l'immagine nostra, in qualche modo lo puoi guardare, cercare di trovare una partecipazione interiore, nell'icona è più difficile, perché sono, non dico più espressive, ma vedete che il volto comunica un stimolo di tipo psicologico. Non ci sentiamo in qualche modo trasportati a una devozione, non usciamo fuori dalla porta e diciamo: ah, mi sono goduta quell'immagine, guardiamo, oh, questo mi guarda sedere. Concilio dei 100 capitoli della Chiesa ortodossa.
Pensate che quando la Chiesa era ancora indivisa, cioè la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa facevano parte di un'unica Chiesa ancora, anche in Occidente erano riprodotte questo genere di cose, magari secondo una tradizione propria dei luoghi, ma seguivano esattamente quella che era l'ordine dell'arte sacra, cioè l'immagine doveva essere congrua alla dottrina e doveva essere bella. Quando si parla di bello, non si parla del mi piace. Quando si parla di bellezza, si parla di una cosa che abbiamo perduto completamente. E la bellezza la possiamo definire come ciò che consegue all'unione della verità con la bontà. Non esiste bellezza senza verità e senza bontà. E guardate che non dico no, cioè verità o bontà, verità e bontà. Non esiste bellezza senza queste due componenti. Poi certo, quando ci sono queste due componenti, devo essere in grado io di scorgere quella bellezza. Ma stai sicuro che se non ci sono questi due elementi, non ci sarà reale bellezza. Ci sarà una bellezza falsa, cosmetica, apparenza, inganno. Demonio travestito di luce, l'angelo di luce. Non esiste bellezza senza verità e senza bontà. Tutte le immagini, le icone che noi andiamo a guardare sono il tentativo di rappresentare verità rivelate, o verità anche di ragione tante volte. Perché la fede è la ragione trasfigurata attraverso la rivelazione. Laddove non arriva la ragione, arriva la fede. E laddove la fede completa la ragione è chiamata a scrutare il mistero della fede. Quindi sulle cose si contempla. E quindi l'icona rappresenta verità di fede unite al tentativo di produrre in noi la bontà. Ovvero la sapienza della fede, il gusto della fede tradotto in carità. Ecco perché gli ortodossi sono fermi su questi principi. Non esiste un'icona che non racconti una verità e non esiste un'icona che non voglia produrre in noi l'operatività della carità. Quindi gli ortodossi per bellezza intendono questa cosa, ma non è che gli ortodossi la intendono così e noi possiamo pensare diversamente. È così. È così. È un fondamento della realtà di tutti i giorni. Perché Dio, quando ha creato il mondo, ha visto che era cosa buona. E Dio è verità. E non può definire una cosa buona se è falsa. E perciò non è anche bella. Sono contorto, però a forza di insistere, la strada per farmi capire lo trovo. Dio è uno, Dio è verità, ma non è anche. Dio è verità, bontà, bellezza, tutto insieme. Cioè non possiamo trovare qualche cosa nella vita di tutti i giorni che sia vera ma non buona, vera ma non bella, cioè, poi tutto insieme oppure c'è un inganno e le icone ce lo raccontano, perché nelle icone ci sono tutte queste tre componenti: la verità, la bontà e la bellezza. Questa scena della Trinità racconta una scena dell'Antico Testamento. Infatti si dice comunemente che è la Trinità dell'Antico Testamento, che è una dicitura brutta, ma per farla riconoscere si dice così, perché quell'altra che vi presenterò si chiamerà Trinità del Nuovo Testamento.
capitolo 18 della Genesi, che io vi ho copiato, incollato a fianco, perché è veramente immagine di prefigurazione del dogma della Trinità. Ve lo leggo velocemente perché ho evidenziato in bianco dei passaggi dove si passa dal singolare al plurale, dal plurale al singolare. Ed è ben curioso perché Abramo, ve la leggo, poi il Signore apparve a lui alle querce di madre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi, egli sarebbe Abramo, alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Vedete che all'inizio dice il Signore apparve a lui e poi dice tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro all'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra dicendo: mio Signore, e torna singolare, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' di acqua, lavatevi, torno al plurale, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Permettete che vada a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il cuore. Dopo potrete proseguire, perché bene per questo che voi siete passati, e ben per questo che voi siete passati dal vostro servo. Quelli dissero: fa pure come hai detto. Quindi questa è la rappresentazione della scena antico testamentaria di questi, del Signore di Abramo, che sotto forma di tre uomini, e sono appunto quelli rappresentati sotto forma di angeli, vanno a trovare Abramo e nell'ora più calda del giorno. Originariamente questa icona non nasce proprio così, perché ha una lunga tradizione. Non è stato proprio che nel 1500 si è inventato di scrivere un'icona di questo genere. Originariamente questa icona nasce con ai piedi morto il ai piedi degli angeli, a questa altezza, al sommo, qui e qui, si trovavano Abramo e Sara, che accoglievano questi tre uomini pervenuti a trovarli. Lungo la tradizione, Abramo e Sara, quindi, faceva parte di una tradizione narrativa. Pian piano, lungo la tradizione, Abramo e Sara sono spariti e sono rimasti questi tre uomini sotto forma d'angelo, che secondo gli iconografi rappresenterebbero Dio in se stesso. Se voi guardate
il cerchio che racchiude i tre angeli è perfetto. E questo cerchio rappresenta la perfetta unità di Dio, un'unica sostanza divina, Padre, Figlio e Spirito Santo, tre persone ma un'unica sostanza. Il Padre è Dio, il Figlio è Dio e lo Spirito Santo è Dio. E tutti sono coeterni e sono adorati e glorificati allo stesso modo. Nelle tre persone, perché tutti e tre sono Dio, un'unica sostanza divina. Ma oltre a questo c'è un'altra figura geometrica nascosta, ed è il triangolo perfetto, ed è la Trinità, tre persone. Quindi, attraverso ciò che non si vede, perché noi Dio non lo vediamo, in quest'icona sono espressi i due principi della fede cristiana. Padre a noi. E il Figlio, vedete, che sta al centro.
con la tunica blu, e cioè il blu che è nella sottoveste del padre, che nessuno sa e nessuno legge, è rivelata dal figlio. La tunica soprastante significa che noi abbiamo avuto rivelata la legge del padre, il pensiero del padre. E anche il figlio benedice l'agnello, che ricorda appunto il momento della prima cena, quando si è fatto il corpo e sangue per noi. Lo sguardo del figlio rimanda al padre, perché tutto ciò che fa il figlio è condiviso dal padre. Tutto ciò che fa il figlio lo fa il padre. Tutto ciò che vuole il figlio lo vuole il padre. E il figlio rimanda costantemente al padre, non fa nulla in nome di se stesso, e tutto ciò che fa in nome di se stesso, perché ogni potere gli è stato conferito dal padre, con il quale non è mai in disaccordo. Bellissima l'immagine delle ali. Le ali del padre che si sovrappongono a quelle del figlio. Generato, non creato, della stessa sostanza del padre. La sovrapposizione delle ali sta ad indicare la generazione che del figlio rispetto al padre. Nel credo lo chiama generato o creato della stessa sostanza del padre. Tant'è che poi le ali che qui si sovrappongono, qui invece non si sovrappongono, ma si toccano, perché lo Spirito Santo non è stato generato né dal padre né dal figlio, ma procede dal padre per mezzo del figlio. Guardate che sono è una simbologia teologica eccezionale, e potremmo andare avanti un sacco di tempo a guardare questi elementi. Tant'è che anche lo Spirito Santo, che è la terza figura, è Cielo, il colore delle vesti, la verità celeste, che è tornata ad essere tunica, però che è tornata ad essere una sottoveste, con la tunica verde, che è il colore della vita. E per gli ortodossi il verde è il colore liturgico dello Spirito Santo. E come qualcuno mi insegna, si dice sì, però lo Spirito Santo rimane infecondo. Il Padre genera il Figlio, lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio, e lo Spirito Santo sembra che muoia lì. Invece il Manforno, molto acutamente, dice no, anche lo Spirito Santo diventa fecondo in Maria. Nell'Annunciazione lo Spirito Santo feconda Maria e permette l'incarnazione, unendo il cielo con la terra e fecondando quindi la Santa Vergine con la persona che ci ha salvato tutti. E la perfetta circolarità degli sguardi ritorna sempre al Padre, anche lo Spirito Santo rimanda sempre al Padre, quindi si crea una perfetta circolarità che fa Dio sufficiente a se stesso, non ha bisogno di altri. Quindi tutto quello che noi abbiamo è un dono gratuito, perché la creazione non è un qualche cosa di cui Dio ha avuto bisogno, è un qualche cosa che ha dato a noi. Per sua volontà non aveva bisogno, perché lui ha una circolarità perfetta, non ha bisogno di altri. Per un eccesso di amore
ci ha dato tutto quello che abbiamo. C'è un'altra figura invisibile, e forse la più bella. Guardate questa coppa, nel quale è presente l'agnello offerto da Abramo, e guardate questa figura invisibile che vi traccio, che ricrea la coppa che c'è sull'altare. E il Gesù Cristo, il Figlio. Quindi, così come l'agnello offerto da Abramo era chiuso sull'altare, così anche il Figlio diventa agnello nella coppa divina che ci viene offerta. E questo che cosa significa? Significa che per quanto noi possiamo offrire tutto ciò che di meglio abbiamo, non arriveremo mai ad offrire quello che Dio ha offerto a noi, che è se stesso, nella figura del Figlio, nel quale si nasconde un mistero, che è il mistero della sofferenza di Dio. Comunque, guardate anche sullo sfondo, vedete che dietro al Figlio c'è questa quercia che ovviamente indica le querce di mamma, c'è cioè la zona nella quale è avvenuta la scena, ma rappresenta il legno della croce. Quindi il Tempio dell'Antico Testamento, la croce attraverso il legno e la roccia, che può assumere diversi significati, che può essere quello della rivelazione di Dio che avviene sopra il monte, la trasfigurazione e via dicendo. Alla base dell'altare c'è una nicchia. Questa nicchia è la partecipazione che possiamo avere noi ai dolori di Cristo. Di solito, diciamo, è un reliquiario, diciamo, dove dovrebbero essere inseriti le reliquie dei santi, ed è il posto dove dovremmo essere noi. La presenza in piedi di Dio, inginocchiati, e se guardate in prospettiva, è all'altezza di un uomo che si inginocchia, di fronte al reliquiario, nel quale poi noi possiamo avere partecipazione al dolore, ai dolori di Cristo. Di questa è una lettura velocissima di quella che può essere questa icona. E guardate quante volte ci siamo passati davanti e non abbiamo mai visto niente di tutto quello che abbiamo detto ora. E pensate quante volte Dio ci parla e, non conoscendo il suo alfabeto, non comprendiamo niente di quello che ci dice. E poi diciamo: Dio non ci parla. No, sono io che non lo capisco. Perché anche il modo di parlare di Dio ha bisogno di un esercizio di comprensione. Se io non faccio altro che capire me stesso, sono io al centro. Dimentica te stesso e impara l'alfabeto del tuo creatore. Passo oltre se non finiamo più. Questa invece dal grande significato che abbiamo avuto dall'icona di Rimbrovo, arriviamo a un'icona più occidentalizzata. Cioè questa è un'icona che vedremo anche in Russia, però non ha utilità liturgica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per gli ortodossi le icone hanno un valore liturgico. Il tabernacolo, perché la separazione, lo scisma che c'è stato all'inizio dell'anno 1000 in qualche modo è stato prima di quella che è stata l'istituzione del Corpus Domini, dove poi dopo la quale sono stati istituiti i vari tabernacoli. Gli ortodossi il tabernacolo non ce l'hanno e perciò usano ancora le icone in modo molto proficuo, direi, nella liturgia. Quest'icona non è ritenuta congrua alla rappresentazione di Dio. È un
un icona in tutto e per tutto, perché nelle sue forme, nel suo modo di essere dipinta o scritta, che dir si voglia, è un'icona, ma gli ortodossi l'accettano ma mal volentieri, per due motivi, forse tre. Prima di tutto, il padre. Il padre è raffigurato come padre, e non si può assolutamente dire Dio nessuno l'aveva visto. C'è una chicca, però, che questo padre è raffigurato con il volto di Cristo. Quando uno lo vede, si può dire Gesù. Sì. Perché nel Vangelo Filippo dice: ma quando è che ci mostrerai il Padre? Gesù risponde: ma te non ci hai ancora capito niente. Non hai ancora capito che chi vede me vede il Padre. E questa è l'espressione di quell'affermazione. Il Padre nessuno lo ha mai visto, ma pur essendo persona differente dal Figlio, ce lo possiamo raffigurare con il volto di Cristo, con il limbo, che sarebbe la regola, con le sette punte, così come la tradizione vuole. Vedete che la veste è comunque sempre bianca, per rappresentare l'uniformità. Il Figlio, con tutte, con la veste dorata, perché il sacerdozio regale, anche nell'immagine precedente, vedete che questa striscia dorata indica il sacerdozio regale. Quindi il Figlio, che è già vestito di regalità, perché, come dicevamo prima, in Dio non c'è tempo. Perciò è tutto un eterno presente, non c'è un prima e un dopo. Quando voi entrate nelle porte delle chiese dove gli importuni sono lastricati di figure sacre, dove c'è l'annunciazione, la passione, la resurrezione, non ci capisce niente, dice. No, non è che non ci capisci niente, è perché ti dice: guarda che in Dio è tutto un eterno presente. Quando tu entri qui in questa chiesa, significa che tu vai a rivivere momento per momento questi aspetti che per te sono un prima e un dopo, ma per Dio sono sempre presenti. È un Figlio, quindi è già vestito di un sacerdozio regale, perché Dio è il primo e il dopo, non esiste. E se guardate delle icone dell'Annunciazione, ad esempio, vedrete che c'è la Madonna con il bambino, in basso a destra c'è Giuseppe Dubbioso, a sinistra c'è la fuga in Egitto. C'è tutto un insieme di scene che in realtà per noi hanno tempi differenti, ma che in un'icona, proprio perché vive un tempo trasfigurato, e questo non ha importanza il primo e dopo. Perché sono tutte immagini che servono a chi guarda a contemplare e a guardare davanti alla propria anima delle immagini, che servono per un incontro con quella scena. E abbiamo detto che in quest'icona il Padre, che non potrebbe essere raffigurato, ma guardate lo Spirito Santo, è sotto forma di colomba. E diciamo i canoni iconografici sono un po' allergici alle figure simboliche. Nonostante tutto sia simbolo, tutto deve essere rappresentato per ciò che è. Una persona deve essere rappresentata come persona, un sasso deve essere un sasso, un albero deve essere un albero.
deve essere un linguaggio, ma non una traduzione personale di quel linguaggio. Quel linguaggio deve essere oggettivamente interpretato da tutti. Quindi questa icona è un'icona che noi possiamo prendere a regola, però non è considerata dagli ortodossi come liturgica. E vi dicevo che queste due tradizioni all'inizio, quella occidentale e quella orientale, ancora non si incontrano. Ma perché? Perché, diciamo, abbiamo avuto una storia differente. Mentre la Chiesa orientale, cioè il momento in cui Dio, nella figura del Padre, si manifesta.
probabilmente si è avvicinato, incuriosito, perché questo provetto brucia, ma arde, ma non brucia, eccetera, eccetera. E da questo provetto ha avuto la rivelazione da parte di Dio: ma chi sei tu? Io sono colui che sono. Ma qual è il tuo nome? E via dicendo. Però qui c'è una curiosa immagine, non di Dio Padre, ma di Gesù. Nella tradizione iconografica si vuole avere una prefigurazione dell'incarnazione proprio in questo momento, perché la parola del Padre è sempre stata quella del Figlio, il Verbo, il Logos, è sempre stato quello che noi poi nell'incarnazione conosceremo come Gesù. Ma il Logos è sempre stato generato, non creato, prima di tutti i secoli. Quindi iconograficamente si rappresenta Gesù come colui che ha rivelato il nome di Dio e come colui che ha rivelato la legge di Dio, proprio come prefigurazione di quell'incarnazione che poi andrà a completare nei Vangeli. E vedete che nella nicchia che c'è in alto c'è appunto Maria con in seno il Figlio incarnato, proprio a completare e a rimandare quella realtà senza tempo, per cui Dio è un eterno presente, il Figlio che parla a Mosè, rivelando il nome di Dio e che poi andrà a completare la legge con l'incarnazione. Guardate dietro il nero, indicano sempre gli inferi dell'icona, il nero è assenza di colore. Quindi è buio, mentre l'icona è luce. E se c'è buio, vuol dire che ci sono gli inferi. Quindi Cristo, che inizia il percorso, il Verbo, che inizia il percorso di redenzione attraverso la rivelazione dei padri, attraverso la rivelazione del Padre, per salvare gli uomini dagli inferi. Ora velocemente, per farvi capire come la tradizione occidentale si discosta un pochino da quella orientale, sulla vostra sinistra, guardate l'icona della Pentecoste, sia sulla vostra destra sia alla vostra sinistra. Alla vostra sinistra vedete che ci sono i 12 apostoli, con al centro la Sacra Scrittura. Questa è l'icona ortodossa. La stessa cosa con i 12 apostoli, ma invece di trovare la Sacra Scrittura, troviamo Maria, che è la Sacra Scrittura vivente. Questo gli ortodossi non lo accettano. Loro dicono che è una giunta occidentale. Però scusate, se Maria è la madre di Dio, la senza macchia, colei che ha portato in grembo il Figlio di Dio e nella quale lo Spirito Santo ha manifestato la perfezione della creazione, lei è il libro che vive e che si fa modello degli apostoli. È vero che in gerarchia gli apostoli sono superiori, ma Maria è superiore nell'amore. E quindi nella traduzione, nella vita di tutti i giorni, quindi nella carità dei principi della fede, come dicevamo all'inizio. Questa invece è l'icona della Sacra Famiglia. Voi oggi, quando andate a comprare l'icona della Sacra Famiglia, le vedete tutte così. E che cosa trovate in quest'icona che non va? Perché ci sono delle interpretazioni, diciamo, simboliche, occidentalizzate, che però non mutano il concetto della fede. Ci sono invece simbologie che vanno a intaccare quello che è un significato della fede. Guardate questa
parte San Giuseppe che abbraccia Maria. Ma non c'è niente di male, è vero che non c'è niente di male. Si saranno sicuramente abbracciati molto castamente. Però nell'alfabeto iconografico l'icona congrua alla rappresentazione sarebbe questa, cioè il figlio in braccio alla madre con Giuseppe che delicatamente, deliziosamente si scosta e non va a intaccare in nessun modo la verginità di Maria, la sempre vergine. Quindi castità perfetta sia in Maria che in Giuseppe, che però è sempre padre putativo del bambino che è in braccio a Maria, che è la madre di Dio. Questa è la corretta raffigurazione della Sacra Famiglia. Questo è un adattamento psicologizzato, cioè che vuole tendere a emozionarci per dire sì, ma tanto così c'è la famiglia unita, sì, beh, è un linguaggio di famiglia unita, ma teologicamente viene a perdere tutta la sua realtà, quindi bisogna stare molto attenti a questi dettagli. Ecco, qui in ultimo abbiamo questa che è la Madonna di Kazan, che io ho voluto fare con questo manto azzurro chiaro e con l'interno rosato per dare una maggiore delicatezza alla figura di Maria, con un manto pieno di fiori, ma non mi dice tutto il significato che vi dirò un'altra volta, con quest'icona. E quest'icona, che a prima vista potrebbe sembrare fatta da una specie di satanista, non è fatta da un satanista, è fatta da uno importante della Chiesa, a cui non voglio giudicare assolutamente, in quale non voglio giudicare assolutamente le intenzioni. Però, guardate, pur essendo fatto con tecnica iconografica, abbiamo gli occhi di Gesù, che ci sono. Abbiamo l'omega, l'omega, che è rovesciato. Abbiamo le pustule e le piaghe nelle mani di Maria. Abbiamo il simbolo, diciamo, della vittoria. La classica posizione da benedizione del figlio, per dire che esistono dei tentativi di reinterpretare sia il vero cromatico, guardate i colori, sono tutti neri, cioè cosa abbiamo detto del nero prima? Abbiamo detto che è il colore degli inferi, e qui il bambino Gesù è vestito di nero, per dire che esistono delle icone che sono reinterpretate secondo i gusti personali, che non esprimono più quindi l'unione del vero col buono al fine di arrivare al bello, ma esprimono un modo di intendere mio con un modo di esprimermi personale per arrivare a una bellezza che capisco solo io e che tendenzialmente per il mio prossimo potrebbe essere scandalosa. E noi dobbiamo stare sempre attenti nel nostro manifestare la fede a non risultare mai scandalo per il nostro fratello, ma sempre essere edificazione. Quindi anche nell'arte bisogna stare attenti a che il rappresentato sia edificazione per noi, ma anche per gli altri. Perché la fede ha una dimensione sociale e pubblica che non è seconda a quella che è la dimensione personale. E questo è l'ultimo proprio in fondo, è un'icona che ho fatto fare dei padri, di due padri del deserto a cui sono particolarmente affezionato, che sono Arsenio il Grande e San Giovanni Nano. Vi ho fatto mostrato questa perché è curioso che San Giovanni Nano era chiamato così perché era veramente di bassissima statura. E quando l'ho commissionata all'iconografa mi dice sì, ma io come faccio a farlo più piccino, no? E alla fine siamo arrivati
essere rappresentati nella stessa altezza proprio perché godono della stessa gloria, sempre col presupposto per cui la dimensione di spazio e tempo, una volta trasfigurata la realtà, non è più soggetta all'uomo ma soggetta a Dio. E se un giorno avrete voglia di commissionare un'icona, potrete, vedete questi rotoli che sicuramente li vedrete spesso, potete personalizzare in modo adeguato, cioè che si riferisca secondo la storia di quel personaggio, potrete personalizzare secondo un motto che a cui siete affezionati oppure a cui che vi suscita determinati pensieri. Io in quello di Sant'Arsenio ho messo quello che è il suo motto più conosciuto, che fugge, tace e qui esce. Sant'Arsenio un giorno chiese a Dio: ma come faccio a raggiungere la salvezza? E gli viene proprio risposto così: fuggi gli uomini, stai in silenzio e pratica la preghiera. Ed è, diciamo, il percorso che io propongo anche a voi per approcciarvi a questo genere di immagini, a questo percorso di fede che è molto tecnico. Io ho cercato di farvi vedere un linguaggio anche in modo molto tecnico, però il gusto che si trova nel leggere, dopo un po' che ci si impratichisce, vi fa raggiungere delle... un gusto della bellezza che è al di là dell'estetico, che mi piacerebbe provarselo tutti. Quindi io ho fatto solo un tentativo di approccio per farvi comprendere un mondo che probabilmente la maggior parte di noi conosce poco. Però, così, se volete e ne avete voglia, questo è il mondo di Verona. E grazie a tutti. Quella che è la tradizione
in termini, perché siccome tutta è il materiale della creazione deve andare a Dio, è chiaro che più il materiale è prezioso e più a Dio viene reso onore. Quindi più il materiale è dorato, incastonato di gemme preziose, eccetera, ha una sua valenza liturgica, come per dire, questa è più importante rispetto a un'altra cosa. E di solito sono usate come sacramentali, guardate che questa chiesa è intelligente, perché quell'icona la so che è magnifica, è esattamente sopra il tabernacolo, che originariamente, poi adesso non vi sto spostando tutto, ma sapete meglio di me che dietro lì c'è l'altare, ma è un altare che è saltato fuori con il concilio. Una volta la messa veniva detta con le spalle ai fedeli, e perciò quel tabernacolo lì era esattamente sopra al momento della consacrazione. Perciò quando il sacerdote levava il calice con l'ostia, tu alzavi lo sguardo e vedevi esattamente la scena che si stava verificando sull'altare, e non in modo idealistico, ma in modo reale. Perciò sacramento e sacramentale diventavano un tutt'uno. Il sacramentale che illumina il significato del sacramento, l'immagine che diventa visione di ciò che accade realmente sull'altare, diventa partecipazione del sacramento. Magnifico. È solo che noi oggi invece abbiamo un intendimento dell'immagine decorativa, e nelle chiese vediamo un po' di tutto. E purtroppo anche l'impreziosimento dell'immagine è più una manifestazione quasi di ricchezza che non di significato. Bisognerebbe tornare a una ricchezza di significato, che è data da, quindi, anche da una ricchezza materiale. Ci sono altre domande? Non lo so. A posto. Allora io vi ringrazio, e chissà che non ci sia anche una prossima volta.